Io credo che nei prossimi mesi dovremo affrontare delle sfide a livello globale che ci porteranno a cambiare tante nostre abitudini nell'internazionalizzazione e proprio per questo la formazione sarà fondamentale. Grazie al lavoro che è stato fatto da questa squadra che mi onoro di rappresentare della Farnesina, abbiamo messo in piedi attraverso ICE, SIMEST e la direzione da cui delega del sottosegretario Di Stefano due iniziative importanti sulla formazione dei nostri imprenditori. La prima cosa è essere in grado di internazionalizzarsi. Per questo abbiamo l'export manager che diventa lo strumento, il voucher per l'export manager ci permetterà di creare degli sgravi consistenti, oltre la metà della spesa, per tutte le aziende che vorranno assumere un manager dell'export. Questo gli consentirà di avere una figura professionale in azienda che gli crea tutto il processo per portare all'estero il Made in Italy che producono. Molte aziende non sanno di avere il potenziale per andare sui mercati internazionali. Due, e mi avvio alla conclusione, il digital manager e tutto il lavoro che serve per la formazione del digitale. Su questo c'è un accordo preziosissimo che abbiamo fatto con la CRUI e quindi con tutto il mondo delle università italiane per formare le aziende dal punto di vista della digitalizzazione. Perché se stiamo andando verso le fiere virtuali, se stiamo andando sempre più su una vendita e-commerce, almeno finché non saremo tornati alla normalità completa, abbiamo bisogno anche che le aziende abbiano tutte le competenze digitali che servono.